festival importanti hanno una madrina, noi abbiamo una che ci fa molto onore avere qui con noi, Leonora Pieroni, grazie. Beh, devo dire che Pupi Avati è uno degli ultimi maestri del cinema, per cui veramente è stato un onore essere contattata da lui per questo film. Siamo particolarmente onorati di avere qui una finestra sul cinema cieco qui a Ortigia. Vorrei qui sul palco Olmo Omerzu, grazie. No, the film is called Family Film, and for me it was important that the film shouldn't have a main character. Il primo corto del concorso internazionale cortometraggi, chiamiamo Emanuela Gonzalo. Sulla memoria. La memoria, il rapporto tra il presente e il passato, direi, e gli inganni, forse, della memoria. Io ho girato in Veneto, ad Asiago, che è una terra di memoria della Prima Guerra Mondiale, e dunque ho trovato un luogo incredibile che già emanava e parlava di memoria. Lungometraggio in concorso, opere prime e seconde, Blackout Love, opera prima di Francesca Marino. Il percorso è stato lungo, paradossalmente è una storia femminile che è nata al maschile, nel senso che originariamente era un soggetto, il protagonista era un uomo, poi abbiamo deciso con il mio co-sceneggiatore che è Tommaso Renzoni di cambiare un po' il punto di vista e di raccontare finalmente un personaggio femminile, di dare uno spazio anche a un'attrice, insomma, che è Anna Foglietta, che è un'attrice bravissima. Oddio. Il dubbio è quello che stiamo vedendo è la realtà. Credo che per questo il documentario sia una testimonianza importante, perché l'unico difetto che io riscontro nel teatro è la caducità. Ou est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on repart pour un soir où chacun de son côté?